Allora, siamo qui per un caffè prima dell'inizio della terza recita delle Nozze di Figaro alla Scala, nella ripresa dello storico allestimento di Giorgio Strehle, e siamo, non siamo con Figaro, ma siamo con il conte d'Almaviva, il De Brando d'Arcangelo. Ciao a tutti. Un nome che non ha bisogno di presentazione. Questo lo dici tu comunque. Ah, questo lo dico io perché è così. Mozartiano doc, ma non solo. Il De Brando è un po' che mancavi dalla Scala, era qualche sì, anno. Sì, diciamo dal, se non sbaglio, la stagione 15-16, Don Giovanni con il maestro Baremoi, dove mi alternavo con Don e Leporello. Alternavi Don e Leporello? Sì, Don e Leporello, perché nel primo cast c'era Terp e Leporello. Sì. E poi c'ero io come Don Giovanni e Terp e Leporello. Visto in entrambi i ruoli. Ma l'ultima volta in questo Figaro invece sei stato... Sei stato Figaro. 2002. Sì. Infatti dicevo proprio ieri ai miei parenti che avrei voluto tanto postare qualcosa del Conte, però è talmente forte la nostalgia di quel Figaro del 2002 con il maestro Muti che io ritengo oggi sia il Toscanini di oggi. Di oggi. E quindi ricalcare il palcoscenico, ovviamente con un costume diverso, con un'interpretazione differente, per me c'è un'emozione talmente grande che rivivere quelle cose non si possono. Non si può. Quasi anticipi la mia domanda, cioè dove ti senti più nei tuoi panni, sia vocali che come personaggio, come Figaro o come Conte? Io vocalmente tutti e due, perché sì. Come ben sai i ruoli mozartiani non hanno una, non sono né bassi, sono un po' anfibi, sì. Hanno ovviamente zona acuta, sì. Diciamo il Conte sì, è più sul baritono perché ha canta molto sul passaggio, sta molto su nel secondo atto. E Figaro è più grave. Figaro invece poi deve dare diciamo verità alle note gravi alla fine, certo. Con aprito poco gli occhi, ovviamente c'è appunto da cantare anche giù. Però diciamo che sono sempre stato affascinato da lui, sia come carattere, come musicalità, e poi c'è quella frase finale che è la firma di Mozart. Contessa perdono. Che noi non ci, io lo non rende molto umano. Sì, anche perché non ci credo molto tanto. alla sincerità del conte quando dice contessa in tutti i ruoli di Mozart, diciamo, sì. La sincerità sono sì. Un po' sì, alla, sì, sì. Da prendere con le pinze. Ma invece fra Don e Leporello sei più Don o più Leporello? Secondo me sei più Don. Ma io sono più Don, però diciamo la bellezza di Leporello è che ha molti colori, cosa che Don non ha, perché è sempre lo stesso, diciamo, stesso colore, ovviamente sì, nella cita della mano si inizia a intravedere la seduzione, ma alla fine questa seduzione ce l'abbiamo solo fino in fondo con la morte, sì. E non con le donne. No, perché nel corso saranno state anche 1003, ma nel corso dell'opera neanche però Don Giovanni non riesce a combinare. No, esatto. Però sarà un po' per quella rompiscatole di Donna Elvira. Sempre. Forse è stata l'unica che è andata sì. Diciamo fino in fondo. Perché io credo che sia vera la storia che Casanova diciamo arrivava in fondo, sì. Alle cose. Don Giovanni invece era preferiva il gioco della conquista, il profumo sentire della il profumo della conquista e poi andarsene. Mozart, tanto Mozart nella tua carriera, ma non solo Mozart. A questo punto della tua carriera cosa preferisci cantare? Beh, ovviamente devo dire che quei pochi Verdi che ho fatto ho ricevuto più successo che nei Mozart. Vedi? E questo, diciamo, mi ricorda una frase di Gavazzeni che quando io ero agli inizi mi disse: lei deve fare Verdi. Glielo dico io che ho visto i più grandi cantanti verdiani. E ovviamente all'epoca io non mi sentii pronto per questo repertorio, però adesso credo che sia il momento, diciamo, la maturità vocale lì, la voce è, diciamo, è maturata. E poi, come dicevo, ho affrontato per esempio nell'Attila, la prima volta che feci l'Attila a Bologna. Attila è per te.
il chiesero il bis, cosa che non si era più vista dai tempi di Sam Raimi, Venezia 89 se non sbaglio, e io rimasi veramente... Quindi per dire, in tutti i ruoli mozartiani o per esempio nell'esecuzione di Vieni alla finestra, sì, ho avuto dei grandi applausi, ma non ho mai avuto quel tipo di applauso, quella richiesta. E di Verdi cosa hai interpretato fino di adesso? Verdi ho fatto il Filippo sia in italiano che in francese. Che devo dire quello francese è molto più completo e molto più difficile, è molto più acuto dell'italiano. Quello italiano. Sì, l'italiano è molto corto e diciamo è una passeggiata a differenza di quello francese. E devo dire che la musica che scrisse a Parigi, è veramente straordinaria. Don Carlo, un'opera straordinaria. Quindi Attila. Però il mio sogno ho già fatto ho già interpretato con il maestro Muti, però gli highlights, diciamo, chiamiamoli così, anche se è brutto dire così, con il maestro Muti in concerto, ma il mio sogno è farlo in scena e Mefistofele di Porto. Sai che stavo arrivando lì, ecco. Perché so che tu hai fatto gli highlights, ma questo diavolo quando arriva... Non dipende da me, dipende da chi gestisce i teatri e ovviamente che abbia la capacità di captare le vocalità adatte appunto per questi I diavoli francesi ci sono già stati? Sì, ci sono già stati, manca solo Robert Le Diable. Solo Robert Le Diable, quindi gli Hoffman ci sono stati? No, ecco. Gli Hoffman sono stato sempre un po', diciamo, dubbioso perché non ho mai visto una regia dove i quattro siano diversi l'uno dall'altro. È che è indispensabile, sì. Credo che sia veramente... Allora, non sono mai stato attratto, non dalla musica ovviamente, che è spettacolare, ma non ho avuto l'occasione, diciamo anche quello, perché devi avere anche l'occasione di poterli provare, fare. Arrivati a questo punto di una carriera che posso mi sbilancio e dico io gloriosa, perché è gloriosa. Sì, grazie. Cosa, oltre a Mefistofele, cosa ti auguri per il tuo domani professionale, oltre lascia perdere Mefistofele? Ma io mi auguro sempre di servire la musica con tutta umiltà e sempre restando a quello che l'autore ha scritto, cioè il nostro mestiere, la bellezza del nostro mestiere è questa ricerca infinita del miglior suono e in qualsiasi tipo di chiave, francese, italiana, tedesca, qualsiasi tipo di compositori, cioè questo è il bello del nostro lavoro. Dopo qua, dopo il Figaro Scaligero, dove risentiamo il Debrano? In Francia per un concerto, Attila, versione concerto, sì. A Marseille. A Marseille. Debutti all'orizzonte ce ne sono? Debutti ce ne sono, ma non li posso dire perché non sono stati ancora presentati, quindi non posso... rispetto al teatro non posso. E da queste parti, dalle parti del Piermarini tornerai? Purtroppo dalle parti del Piermarini, spero che non passi di nuovo 7-8 anni, quindi non dipende da me. Allora facciamo tanti in bocca al lupo a Ildebrando d'Arcangelo per questa sera e in genere per la sua carriera e un saluto al pubblico. Ciao a tutti. Del televisionario, in bocca al lupo. Crevi lupo.